Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Monica Massone di Quincy Teatro. Ciao Monica. Ciao. Chi è Monica Massone? Che bella domanda, non lo so neanche io. Lavorativamente parlando, comunque, nata come attrice, ma ha continuato come regista, autrice e organizzatrice teatrale. È una piccola imprenditrice culturale e operatrice teatrale in senso lato. Bene, e vediamo un po' quando è nata Quincy Teatro e perché. È nata nel 2014 dalle ceneri di un'altra struttura che stavo gestendo. Perché? Perché ho una dose di follia e quindi l'imprenditoria culturale era nel mio destino e Quizzi è una piccolissima impresa culturale, quindi era arrivato il momento di mettersi in proprio e di dare forma a pensieri, anche ambizioni. Cadendo, riuscendo, sbagliando, rifacendo, quindi è una palestra prima di tutto. Bene, immagino anche una palestra di vita. Sì, E che soprattutto. cosa rappresenta per te il teatro? Una conoscenza di se stessi, degli altri e un modo per osservare il mondo. È un percorso di crescita, non sempre gioioso. Ma anche gioioso, nel senso che per quanto mi riguarda le emozioni sono amplificate, ma le vivo anche con un certo distacco, voglio dire, le osservo. Quindi il teatro per me è un laboratorio di vita, dove ho modo di osservare emozioni, sentimenti, azioni, reazioni con una certa dose di distacco e di obiettività. Il teatro è solo finzione o rappresenta la realtà della vita? Rappresenta la realtà della vita, ma nello stesso tempo la dissimula, mi verrebbe da dire, o la seziona e la rende esasperata. Però di base, a mio avviso, è una ricreazione dell'esistenza e dei meccanismi dell'esistenza che vengono poi osservati da diversi punti e declinati in diverse forme. Sabato 29 luglio alle 21 alla Cittadella, davanti alla sede del FAI, andrà in scena lo spettacolo Solo una vita. Ce ne vuoi parlare? Sì, Solo una vita è uno spettacolo a cui io e Fabrizio Pagella, l'attore che lo interpreta, che ringrazio tantissimo per la sua presenza, Stefano Moiso, tecnico, e Daniele Lince, videomaker, siamo molto legati. In particolar modo io e Fabrizio perché è uno spettacolo che è nato dalle nostre rispettive sensibilità e abbiamo usato come pretesto artistico la Prima Guerra Mondiale, in realtà per parlare di come un singolo individuo lotti per la propria realizzazione in contrasto con la storia dalla S maiuscola, quindi come il singolo lotti per affermare se stesso in contrapposizione agli eventi che non può gestire, non può prevedere, non può controllare che vengono dall'alto. Ci vuoi raccontare in sintesi chi è l'attore Fabrizio Pagella? Fabrizio, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, ad avviso di molti, è un bravissimo attore, molto sensibile. Capace di cogliere al volo gli input registici e drammaturgici e di appunto declinarli in una forma molto particolare, molto vibrante sulla scena. È un attore molto umano dal mio punto di vista, ha una grande umanità che conosce, credo, molto bene e riesce a riportare molto agilmente la vita sulla scena. Non è un attore da tutte le stagioni, è vivo sulla scena e questo ci ha e mi ha consentito di tradurre Antonio Trentini, il protagonista, dell'opera, in una maniera molto reale, almeno a mio avviso molto reale e realistica. Perché tu sei la regista di Sono la questa. regista, sono l'autrice, è un'opera un po' particolare, nel senso che l'unico attore sulla scena dialoga con personaggi in video. Scenografia. Questo perché abbiamo appunto voluto isolare l'esistenza di un ragazzo qualunque, comune,
e tutti i suoi sogni, tutte le sue ambizioni. Le abbiamo appunto volute isolare e contrapporle a un mondo freddo, distaccato, bidimensionale, quindi la videoscenografia contrasta con questa tridimensionalità dell'esistenza del protagonista. Solo una vita, perché il focus, la lente di ingrandimento è unicamente sulla vita e sul flusso interiore della vita del protagonista. In quale contesto si svolge? In un periodo compreso tra il 1913 e il 1918, quindi all'inizio vediamo un Antonio normalissimo, un ragazzo normalissimo con le ambizioni di un ragazzo dell'epoca, che poi non sono così tanto lontane dalle ambizioni di un ragazzo di oggi. Antonio sogna di diventare maestro, oggi magari sogniamo di diventare rockstar, però comunque ha un sogno che vuole assolutamente tradurre in realtà. E questo sogno cozza contro il volere del padre, che invece decide per lui un'esistenza più standardizzata secondo i canoni dell'epoca, ovviamente, la madre che invece è ligia alle convenzioni sociali, gli amici che sono totalmente lontani dal mondo di Antonio, che è un mondo complesso, anche tormentato. Antonio si interroga sull'esistenza, gli amici invece si accontentano un po' di quel che hanno. E tutto questo per dire che Antonio si troverà a dover difendere la sua piccola ma grande vita dall'arrivo della grande guerra. Certo. E teatro e cinema sono due componenti importanti della nostra cultura, ma quali sono in sintesi le differenze? È che in teatro buona la prima ed è un rapporto molto empatico in tempo reale con il pubblico. Sembra una banalità, ma non è così. E il teatro fondamentalmente non rimane, cioè tanta fatica per un secondo in tempo reale, e quindi è un qualcosa che accade e che non puoi documentare. Certo, fai il video, d'accordo, ma di base il teatro è empatia e immediatezza, comunicazione. Sì, diciamo anche che molti attori del cinema, per completarsi e definirsi tali, passano poi al teatro, quelli sì, bravi. O viceversa, voglio dire, passano sì, certo, al teatro. E nella vita ciascuno di noi recita un copione? I ruoli sociali, lo dice anche la psicanalisi, ognuno di noi ha il suo ruolo, ha le sue maschere mimiche, facciali, comportamentali, e l'importante è riconoscerle, a mio avviso, e sapere che in quel momento si ha una maschera. La maschera non è necessariamente un'accezione negativa. Ah, hai la maschera, sei falso. No, semplicemente la maschera talvolta serve. Può essere un atteggiamento. Un atteggiamento, non puoi andare ad un colloquio di lavoro. Un atteggiamento di circostanza. Sì, nelle certo, circostanze. Bene, per finire, ci vuoi parlare dei programmi futuri di Quiz Teatro e dove si svolgeranno? Allora, Quiz Teatro innanzitutto è parte di un progetto della Regione Piemonte, che si chiama, o meglio, della Fondazione Piemonte dal Vivo, che è un'emanazione della Regione Piemonte. Il progetto si chiama Cortocircuito e Quiz Teatro è residenza teatrale presso il Teatro Sons di Bistagno. L'anno scorso, quindi la scorsa stagione, abbiamo allestito la prima rassegna di teatro che ha coinvolto tutto il territorio dell'Acquese, e siamo pronti per ricominciare, quindi tra qualche tempo mi rivedrete a raccontare come sarà la prossima stagione teatrale. Bene, allora auguri e in bocca al lupo per sabato. Grazie.